Siamo Massimiliano. Bene, siamo a lui, musicisti creativi. Beh, sicuramente l'Europa ha cominciato a dare il meglio della propria produzione e in particolare certamente in Italia ci sono stati dei personaggi di primissimo piano che tuttora sono in attività e che noi ascoltiamo anche in questo festival. Però le due nazioni più attive forse erano l'Inghilterra e la Germania, con la Germania magari estendendoci anche all'Olanda, visto che ci sono stati personaggi di grande rilievo. Nel panorama della musica inglese, Keith Tippett, che noi ascoltiamo questa sera, ha un ruolo notevole, però vorrei parlarvene con un ricordo personale che un po' mi fa sorridere. La prima volta che ho ascoltato il trio di Keith Tippett è stato a Bari nel 75. Erano i primissimi concerti di jazz che si facevano a Bari e Tippett divise la serata al Cinema Galleria, ricordo, con il perigeo, un accostamento stranissimo. Tippett è un artista che cerca di sfruttare il pianoforte in tutte le sue risorse espressive, specialmente dal profilo della timbrica. Quella sera diciamo che aveva delle particolari urgenze espressive. Non è un Geppadano che ci combatte. Insomma, quella sera suonò con molta veemenza, direi con tanta veemenza, che alla fine del concerto gli organizzatori che non lo conoscevano, avevano comprato questo pacchetto a scatola chiusa, chiesero di avere una perizia del pianoforte prima di pagargli il cachet. Poi in realtà si scusarono perché capirono di avere a che fare con un grande artista. In realtà, ecco, diciamo, l'epoca dei furori è passata per molti di questi artisti che hanno dimostrato di aver saputo metabolizzare anche quel tipo di espressività e oggi fanno una musica che sicuramente conserva molta energia, ma la sa incanalare anche in progetti nei quali la melodia è assolutamente fuori loro. Tippett non a caso ha composto anche musica per cartoni animati, per film, e si è avvicinato a un linguaggio che non esclude. È un duo che si traduce nella vita, non soltanto nell'arte, dal momento che suona con sua moglie. Vi accorgerete come siano in sintonia questi due artisti. Al pianoforte Tippett. Thank you.